Costantino. Facciamo la nostra conoscenza di questo personaggio storico importante attraverso questo brano di Eusebio di Cesarea, tratto dalla vita di Costantino di Eusebio di Cesarea. Come il lampo galoppa, spinge il cavallo a rotta di collo, di regione in regione, da oriente verso occidente, più presto, più in fretta, è nel fiore della giovinezza. Avrà sì e no 25 anni, un fisico imponente, allenato in anni di servizio militare. Ecco, Costantino poi anche nelle sue statue viene raffigurato così, con questo fisico imponente, con questo collo possente, no? Tant'è vero, sì, taurino, sì, tant'è vero che veniva chiamato Tracala, che voleva dire grande trachea, per il collo molto robusto, e sempre viene raffigurato quindi con questo collo estremamente robusto. Un soldato, figlio di soldato, perché suo padre Costanzo Cloro era un soldato, che poi era diventato un Cesare e un Augusto. È di educazione imperiale, perché suo nome è Costantino, figlio di Costanzo Cloro, e dall'anno scorso suo padre è diventato imperatore per l'Occidente. Abbiamo detto, infatti, siamo nel 306, l'anno precedente, 305, Diocleziano ha lasciato il potere, e quindi il suo Cesare, che era proprio Costanzo Cloro, è venuto, insomma, in Italia a prendere il suo posto, a diventare Augusto, a diventare imperatore di Occidente, no? In base al sistema della tetrarchia. Costantino galoppa e sfugge a un complotto ordito alle sue spalle. Ecco, Costantino deve subito, sin da giovane, no? Come vedrete poi Federico II, leggendo La sposa normanna, sin da subito sventare delle congiure, perché c'erano molti intrighi di palazzo, eccetera, che volevano togliere di mezzo questo tale Costantino. Abbiamo detto che alla morte di Diocleziano, no, volevo dire, scusate, dopo la abdicazione, chiamiamola così, la resa del potere di Diocleziano, ci furono anni di grandi, come dire, lotte interne per la successione, no? Perché comunque questo sistema della tetrarchia non resse all'urto dei fatti. E così volevano togliere di mezzo Costantino, perché era figlio di Costanzo Cloro, soprattutto, come vedremo, Massenzio, che invece è figlio di Massimiano. Quindi Massimiano era l'imperatore d'Occidente, sì, perché, scusate, prima ho sbagliato, ovviamente è Massimiano che lascia il potere a Costanzo Cloro, mentre invece Diocleziano lo lascia a Galerio, no? Massimiano aveva un figlio, Massenzio, il quale ambiva, lui, alla corona imperiale, no? E quindi magari gli emissari di Massenzio avevano già cercato parecchie volte di togliere di mezzo Costantino. Così l'hanno giudicato, troppo vigoroso, troppo ambizioso e ben visto dall'esercito, così l'hanno giudicato in Oriente, anche i vari imperatori e Cesare, insomma, di Oriente, poi come vedremo cercheranno di contrastare Costantino, che è invece un personaggio tipicamente occidentale. Eppure troppo vicino alla religione di suo padre, il culto del sommo Dio, il Dio Sole. Attenzione, il padre aveva una religione particolare, cioè venerava il Dio Sole. Si tratta di un culto tendenzialmente monoteistico. Anche questo avrà molto peso nella formazione di Costantino, che, come vedremo, poi si accosterà al cristianesimo. Non sappiamo bene dei rapporti fra Costanzo Cloro e il cristianesimo, sappiamo solo che fu il più tiepido fra i quattro tetrarchi nell'attuare le persecuzioni anticristiane, e forse alcuni sospettano che fosse così tiepido perché aveva anche lui, anche il padre di Costantino, anche Costanzo Cloro, era abbastanza attratto dal cristianesimo. È un pericolo quel giovane, va eliminato. Costantino fugge, sfianca i cavalli, dorme poco, si guarda da tutti. Solo quando raggiunge Eboracum in Britannia, Eboracum è l'attuale città di York, dove c'era una residenza imperiale. Ecco. Solo quando raggiunge Eboracum in Britannia ed entra nel palazzo imperiale di suo padre può dirsi al sicuro.
Costanzo Cloro è disteso sul letto di morte. Quindi, solo un anno dopo essere diventato imperatore, praticamente Costanzo Cloro muore lì in Britannia, dove aveva questa sua residenza. Attorno a sé la moglie e gli amici, e ora anche il figlio che stringe a sé. Dopo un ultimo sguardo alle persone care, ne fa il proprio erede all'impero. Ora posso morire in pace. Espira. Costanzo Cloro, quindi, muore con la speranza però che suo figlio possa essere lui l'erede del potere, l'erede all'impero. Costantino, la polvere e il sudore di migliaia di miglia sulle spalle, perché praticamente Costantino veniva dalle campagne militari, perché aveva fatto il soldato, era stato, adesso non ricordo bene in quale a quale spedizione aveva partecipato, però adesso era andato, aveva saputo della malattia di suo padre. In fretta e furia era andato in Britannia al capezzale del padre morente. Ma Costanzo Cloro è contento, almeno, cioè muore contento perché sa che suo figlio raccoglierà la sua eredità. Raccoglie la porpora imperiale, mentre fuori già risuonano le acclamazioni delle truppe. Le truppe esaltano Costantino. Era stato buon imperatore anche Costanzo Cloro, suo padre. E lui, sin da giovane, mostra di essere un grande. Anche Costantino sarà chiamato Magno, infatti, esattamente come Alessandro o Pompeo, eccetera. Le truppe lo acclamano imperatore, sin da subito, sin dalla morte di Costanzo Cloro. Ma attenzione, dovrà fare i conti con Massenzio, perché infatti Massenzio contemporaneamente in Italia si arroga lui il titolo di imperatore. E ci vorranno 6 anni praticamente. Dal 306, appunto, l'anno della morte di Costanzo Cloro, fino al 312, perché questa guerra civile termini e perché Costantino sconfigga Massenzio e diventi lui, appunto, imperatore d'Occidente. Ha attraversato da est a ovest tutto il vasto impero romano. Ve lo stavo già dicendo, Costantino ha partecipato a campagne militari addirittura in Oriente. Ha visto sfilare città, abitanti, climi e regioni, la gloria e la forza di Roma, e ora tutto ciò è suo. Ecco, sì, ora tutto ciò è suo, dicevamo, ma calma, un attimo, prima deve fare i conti con Massenzio, perché Costantino, il figlio di Costanzo Cloro, Cesare di Massimiano, che aveva abbracciato un culto del dio Sole tendenzialmente monoteistico, ha come madre Elena. Elena era una donna che Costanzo Cloro aveva poi ripudiato, perché il sistema della tetrarchia prevedeva che il Cesare sposasse la figlia dell'Augusto per legare, insomma, a sé le famiglie dei vari tetrarchi dovevano sposarsi appunto, con i parenti dell'altro tetrarca, eccetera. Per cui lui aveva ripudiato questa donna, che magari era una principessa forse di un popolo assoggettato dai romani, questa tale Elena, da cui aveva avuto Costantino, e aveva sposato una donna imparentata con Massimiano. Poi però le cose si erano evolute in un modo particolare, non aveva avuto figli, insomma il figlio, suo vero erede, sarà proprio questo Costantino che lui ha avuto da questa prima moglie, da questa prima donna, da Elena. Elena poi diventerà santa, cristiana. Costantino cresce nell'addestramento militare, con una certa apertura nei confronti del monoteismo, come abbiamo già visto prima, inusuale tra le gerarchie imperiali. Quando muore suo padre a Buraco, l'odierna York in Britannia, come abbiamo letto adesso da Eusebio di Cesarea, l'esercito lo proclama imperatore, ma ci vorrà molto tempo prima che il progetto si possa realizzare. Costantino deve sconfiggere Massenzio, il figlio di Massimiano, che si era insediato. È stato per 3 anni sul trono imperiale a Roma. Ha fatto tempo Massenzio anche a costruire una basilica che allora, come abbiamo spiegato la volta scorsa, era un edificio laico, un edificio pubblico che diciamo, serviva per l'amministrazione della giustizia e la gestione degli affari, la famosa Basilica di Massenzio, i cui resti rimangono a Roma. Spesso si fanno dei concerti anche nei pressi della Basilica di Massenzio. E quindi deve prima sconfiggere lui. Ora, gli aruspici, i sacerdoti pagani, che accompagnavano spesso gli imperatori o i generali, eccetera,
avevano suggerito a Costantino di non andare in Italia a combattere contro Massenzio. C'era da dire anche che Massenzio era molto, molto potente, aveva un esercito molto più numeroso rispetto a quello di Costantino. E quindi gli Aruspici dicono questo. Ma lui si fida più delle nuove divinità, dicevamo il Dio Sole, oppure il Dio Cristiano, cui molti anche dei suoi soldati credono. Infatti, molti dei soldati dell'esercito di Costantino credono al cristianesimo, soldati, non so, galli, britanni, eccetera, no? E quindi cosa succede nel 312? Nel 312 vi è lo scontro appunto fra Costantino e Massenzio, lo scontro a Ponte Milvio. È lo scontro decisivo di questa guerra civile, dicevamo, molto complessa che c'è da quando Diocleziano ha lasciato il potere. Molte le cose complesse che avvengono, vengono nominati dei Cesari, per esempio il Cesare Severo, il quale Cesare Severo fu tolto di mezzo da Massenzio, il quale aveva riunificato quindi l'impero d'Occidente ed era diventato imperatore d'Occidente. Sono morti nel frattempo Massimiano, il padre di Massenzio, ed è morto anche Galerio, che era diventato Augusto d'Oriente. Al suo posto diventerà Augusto d'Oriente un tale Licinio, che farà fuori a sua volta il suo Cesare, Massimino Daia. Insomma, vi ripeto, tutto un insieme di lotte piuttosto complesse, no? Che sostanzialmente dimostrano come la tetrarchia ormai sia totalmente decaduta. Dicevamo che gli Aruspici gli sconsigliano una spedizione, ma lui non sta a sentire gli Aruspici e quindi decide di andare proprio a Roma, perché Massenzio aveva portato la capitale dell'impero d'Occidente a Roma. Si trovava a Roma Massenzio, quindi. E Costantino riesce a sconfiggere Massenzio, secondo la tradizione, la leggenda, eccetera, anche affidandosi al Dio cristiano. Infatti, lui fa apporre il segno della croce sugli scudi dei suoi soldati. La leggenda vuole che, insomma, la notte prima di. Leggenda, la storia, insomma, so, questi sono i testi comunque che noi abbiamo, il testo è sempre la vita di Costantino di Eusebio di Cesarea. La notte prima di combattere contro Massenzio abbia avuto un sogno, una visione, e anzi il giorno precedente si era visto nel cielo comparire un segno che assomigliava, non so, le nuvole per esempio, un segno che assomigliava a quello di una croce. Ora, queste cose erano state interpretate come un presagio. Se Costantino avesse utilizzato questo simbolo, questo segno della croce, effettivamente il giorno dopo avrebbe sconfitto Massenzio, anche se le truppe di Massenzio erano più numerose. E allora avviene che Costantino, il quale si badi bene, ancora non è cristiano, diventerà cristiano addirittura in punto di morte, si farà battezzare proprio poco prima di morire, tuttavia decide di allearsi con il Dio più forte. Se gli dei pagani, se, non so, Diocleziano, Valeriano, Aureliano si sono affidati agli dei pagani e Valeriano è stato imprigionato, Aureliano è stato sconfitto e ucciso, Diocleziano ha visto comunque tutto il suo progetto crollare. Allora forse proviamo ad affidarci a un altro Dio, potrebbe essere più potente, più forte, invece del Dio, degli dei pagani. E così lui si affida a questo Dio più forte, capite il concetto però estremamente politico-militare, no? Cioè praticamente è in linea esattamente con la mentalità romana. Cioè Costantino mantiene il tradizionale atteggiamento romano, cerca di stabilire un'alleanza utile, anche utilitaristica, noi diremmo addirittura, con la divinità, no? Un do ut des, cioè, cara divinità, io metto, non so, il tuo segno, il segno cristiano, sugli scudi dei miei soldati, tu però in cambio fammi vincere la battaglia, no? Capite quindi qual è l'atteggiamento di Costantino? Che è lo stesso atteggiamento tradizionale romano, non è cambiato
Nulla, solo che lui si fida di altri dei, di un altro dio in modo particolare, invece che degli dei pagani. E vediamo che cosa accade proprio nella località di Saxarubra. Sapete oggi cosa c'è a Saxarubra? Lo sapete, no? C'è la sede della RAI, la sede della RAI si trova a Saxarubra, vicino a Roma. È ormai il tramonto. E sopra il sole declinante si disegna in cielo un segno di luce. È ormai il tramonto. I soldati di Costantino, che il giorno seguente si sarebbero scontrati con quelli di Massenzio, vedono un segno di luce strano nel cielo. Grida di stupore corrono fra le truppe, mentre il segno si svela. Sembra una croce, sopra la quale campeggiano queste parole. Con questo segno vinci, in segno vinces, in questo segno vincerai, il testo latino, cioè se tu userai questo segno, il segno della croce, vincerai la battaglia con Massenzio. La divinità ha parlato, ma cosa vuol dire? Scosso e pensieroso, Costantino si ritira nella tenda per riposare ed è nel sonno, così almeno gli pare, che Dio torna a visitarlo. È quel Dio di cui si parla da tempo nell'impero, quel Dio che ha preso forma umana col nome di Cristo. E Cristo lo incita a usare il segno della croce come scudo contro i nemici. Il mattino seguente, 28 ottobre 312, Costantino chiama i cristiani presenti nel suo esercito perché gli spieghino una duplice visione. Anzi, abbiamo già spiegato. Costantino non è cristiano, quindi va dai suoi soldati cristiani e dice: ma senti, ma scusa, mi spieghi un attimino questi segni qua, il segno della croce, non ho capito bene. Voi cristiani credete in questo segno, mi spiegate bene in che cosa consiste? Cioè, ha bisogno di spiegazioni, perché cosa non la conosce. E ne trae una nuova convinzione. È il Dio dei cristiani che può dargli la vittoria. Ordina quindi di dipingere sugli scudi dei legionari il simbolo visto in cielo e si prepara alla battaglia. Qui abbiamo anche una sorta di querelle fra i vari critici, perché alcuni dicono che il segno che lui, per esempio Lattanzio, dice che semplicemente lui ha fatto mettere sugli scudi un segno, semplicissimo segno di croce, al massimo con un piccolo ripiegamento superiore in alto, una cosa di questo genere. Mentre invece altri sostengono che lui avrebbe già utilizzato il segno del chiro. Andiamo a vedere queste due lettere dell'alfabeto greco. Questa è la lettera chi, noi l'abbiamo già studiato, che dalla lettera chi, per esempio, deriva chiasmo, ed è la X praticamente, no? E invece la rho è una lettera che assomiglia, più o meno come scritta, assomiglia molto alla nostra P. Ma in realtà poi invece per i greci era la R sostanzialmente, no? Sarebbero ovviamente queste anche le prime due lettere della parola Cristo, Christos, cioè una parola che in greco si scriveva più o meno così. Le prime due lettere della parola Cristo. Quindi è un monogramma, un simbolo, che in realtà però la maggior parte dei studiosi e dei critici ritengono che Costantino abbia utilizzato in un periodo seguente, successivo. La maggior parte degli storici ritiene con Lattanzio che lui abbia sostanzialmente semplicemente fatto mettere un segno di croce sui suoi scudi. Sta di fatto che il giorno seguente vincerà, come leggiamo adesso dal testo di Eusebio di Cesarea. Ordina quindi di dipingere sugli scudi dei legionari il simbolo visto in cielo e si prepara alla battaglia, perché l'esercito di Massenzio ha attraversato il Tevere e fra poco scorrerà sangue romano. Si intende quindi che è una guerra civile, ovviamente, che è una lotta interna fra due eserciti romani. Nel frattempo a Roma il suo rivale assiste ai giochi del circo, forse vuole mostrare sicurezza. È tranquillo Massenzio, sicuro, sicuro e strasicuro della vittoria. Ma tra la folla si levano con insistenza delle voci. Per caso Massenzio si disinteressa della salvezza pubblica? Cioè, mentre dovrebbe stare attento alla guerra, insomma, si mette ad assistere a giochi nel circo. Sino a quando qualcuno grida: Costantino non può essere vinto. Costernato, Massenzio fa subito consultare i libri sibillini. Massenzio
Quindi, a quanto pare, invece, seguiva ancora chiaramente la religione pagana. I libri sibillini, infatti, erano dei libri profetici. Abbiamo studiato anche ieri, insomma, la Sibilla cumana, no? Libri profetici pagani, che sentenziano: oggi il nemico dei romani perirà. E chi può essere quel nemico se non il suo rivale? È così che Massenzio si precipita verso il luogo della battaglia, quindi lasciando stare gli spettacoli del circo, eccetera. Anche Massenzio decide di partecipare a questa battaglia. È il 28 ottobre del 312, sesto anniversario della sua presa di potere. Abbiamo spiegato prima, infatti, che Massenzio era imperatore già da 6 anni. Ma è anche l'ultimo. Giunto a Saxa Rubra, dicevamo questo luogo nei dintorni di Roma, che oggi è proprio invece a Roma e basta, Massenzio non può fare altro che contemplare la disfatta del suo esercito. Solo i pretoriani, con i loro mantelli rossi e le insegne dello scorpione, resistono, mentre tutti gli altri cercano scampo presso un ponte di barche alle loro spalle, sul quale sono passati quella mattina. Massenzio si precipita in avanti, ma viene travolto dalla calca, talmente forte che lo stesso ponte finisce distrutto. Quindi c'è una folla di soldati, quindi tale per cui si rompe il ponte. E Massenzio, che ha deciso di partecipare anche lui in prima persona alla battaglia, muore nel corso di questa battaglia. Il giovane imperatore e i suoi uomini, cioè Massenzio e i suoi uomini, annegano nelle acque del Tevere, mentre gli avversari li incalzano da ogni lato. Costantino, una volta sconfitto, Massenzio viene proclamato imperatore d'Occidente, perché abbiamo detto che a Oriente c'è Licinio. E decide di far recuperare il corpo di Massenzio. Sì, ho bisogno del corpo di Massenzio. Sì, perché voglio che la sua testa sia vista da tutti. Viene troncata la testa del cadavere di Massenzio e viene esposta in pubblico. Questo è l'unico gesto un po' macabro, crudele nei confronti del suo nemico che ha Costantino. Perché poi invece è clemente nei confronti di tutti quelli che, soldati, generali, pretoriani, eccetera, che sopravvivono alla battaglia e che avevano combattuto per Massenzio. Però da questo tutti capiscono a Roma che è iniziata una nuova era. Infatti Costantino non va a rendere grazie a Giove Optio Massimo sul Campidoglio, così come avevano fatto sempre tutti quanti i generali vittoriosi. Quando vincevano una guerra, una battaglia, eccetera, andavano a rendere grazie a Giove, il dio che era venerato sul Campidoglio. Siamo proprio nel centro di Roma. Lui non ci va. I pretoriani, visto che poi i pretoriani avevano aiutato Massenzio, ecco, vengono del tutto destituiti. Non c'è più la corte del pretorio, non c'è più il prefetto del pretorio, che abbiamo visto da Augusto in poi, è stato importantissimo. I pretoriani sono stati importantissimi. Beh, siccome Costantino dice: siccome Diocleziano aveva istituito i palatini, che era un esercito che rimaneva a Roma, bene, allora i palatini faranno loro la guardia dell'imperatore, non c'è più bisogno dei pretoriani. Fa quindi subito delle riforme, dei cambiamenti importanti, fa subito capire che non vuole avere niente a che fare, a che vedere con la religione tradizionale e quindi, dicevamo, non sale al tempio di Giove Massimo. Giove Ottimo Massimo, ma fa tantissime altre cose. Per esempio, fa una pace, un patto con Licinio. Abbiamo detto che Licinio è l'Augusto d'Oriente. Quindi, una volta morto Galerio, che era succeduto, insomma, a Diocleziano, era il Cesare di Diocleziano, era diventato Augusto. Licinio, anche lui, dopo comunque una serie di guerre, battaglie, lotte, eccetera, era diventato imperatore d'Oriente. Si crea quindi un'alleanza fra Licinio da una parte e Costantino. Costantino, abbiamo detto che è molto innovatore in campo religioso, addirittura simpatizzante del cristianesimo. Comunque coltiva il culto del Dio Sole come suo padre Costanzo Cloro. Licinio invece è di religione pagana, però hanno adesso interesse a mettersi d'accordo fra di loro. E quindi quando si trovano Licinio e viene in Italia, e siamo nel 313, l'anno scorso. C'è stato proprio 1700 anni dell'editto di Milano. A Milano, come è scolpito, se andate su uno dei portali di bronzo del Duomo,
vedrete scolpito il testo, almeno una parte del testo, del famoso editto di Milano. A Milano viene fatto un editto in base al quale tutti possono professare liberamente la loro religione, compresi i cristiani, che solamente 10 anni prima, attenzione, le persecuzioni di Diocleziano non sono state secoli prima, erano state fatte dal 303, quindi 10 anni prima. In quell'epoca, quindi, i cristiani temevano ancora delle persecuzioni, delle ripercussioni. Dall'editto di Milano in poi, invece, non subiranno più queste persecuzioni. Perché con questo editto, è un editto, potremmo dire, in un certo senso anche moderno, aconfessionale, perché questo editto non diceva che c'era una religione di Stato, diceva che la religione di Stato precedente, il paganesimo, non era più religione di Stato, ma diceva che tutti quelli che volevano professare il paganesimo potevano professare la religione tradizionale. Quelli che volevano professare un'altra religione, il culto del dio Mitra, Iside, Cibele, il dio Sole, Cristo, eccetera, potevano fare tutto, erano liberi. Insomma, si professa il principio della libertà religiosa, che è un principio comunque del diritto moderno. Sapete, per esempio, non so, conoscete l'articolo 8, 7 e 8 della Costituzione. Ad esempio, ma la Costituzione è stata fatta pochi decenni fa. Ci sono degli stati in cui ancora oggi la libertà religiosa non è garantita. Cioè, ci sono degli stati in cui c'è una religione di Stato e tu non puoi professare altre religioni, almeno non pubblicamente. Andate in Arabia Saudita, non potete professare liberamente la vostra religione, dovete nascondervi. Ecco quindi un documento di grande modernità, avanti rispetto ai tempi. Pensate a cosa accade ancora oggi. A questo Costantino aggiunge anche la restituzione di tutti i beni confiscati alle chiese e ai cristiani nel corso della persecuzione e il risarcimento per i danni subiti. Possiamo anche leggere una parte di questo testo dell'editto di Milano. Noi, Costantino Licinio, parlano in prima persona plurale. Quando tanto io Costantino Augusto, quanto anch'io Licinio Augusto ci trovammo felicemente riuniti presso Milano e discutemmo di tutto quanto si riferisce alla felicità e alla sicurezza pubblica, fra le altre disposizioni. Ecco, ascoltate, vedo che non mi state seguendo molto. Allora, lo leggete da soli questa lettura. Questa lettura in realtà non è l'editto di Milano, ma è una lettera che loro spediscono a un governatore, cioè tutti i governatori, ad esempio i governatori delle province, eccetera, romane, dovevano attuare questo editto di Milano. Quindi loro spediscono una lettera, leggerete questa lettera in cui si spiega in sostanza che tutte le religioni adesso possono essere liberamente professate. Ecco, poi si spiega, chiaramente lo dice chiaramente anche in questo testo, che è importante che gli dèi siano dalla parte dei romani. Che sia un dio o un altro, non è importante questo. L'importante è che allearsi con il dio più forte e più potente, perché questo è utile all'impero e questo fa vincere gli imperatori, come dicono Costantino e Licinio, è accaduto anche a noi. E così incomincia una sorta di diarchia che però dura solamente dal 313 al 324. Perché poi, con l'andare degli anni, Costantino pensa di riunificare tutto quanto l'impero e quindi l'alleanza, la pace che ha stipulato con Licinio ha i giorni contati e c'è una vera e propria guerra. Questo patto viene meno e c'è una guerra con Licinio che termina nel 324. Nel 324 Licinio viene ucciso e Costantino diventa imperatore unico dell'impero romano nuovamente riunificato. Non ci sono più né tetrarchie né diarchie. L'imperatore è unico e lui solo, è Costantino. Quali sono le riforme, le novità che lui attua? Aumenta la burocrazia imperiale. Allora, l'imperatore ha bisogno di scongiurare, visto che diciamo, la storia recente aveva insegnato che c'erano spesso degli intrighi di corte, eccetera. Allora si dota di una sorta di rete di agenti segreti che devono servire per tutelare l'incolumità dello stesso imperatore.
E nasce anche una specie di, lo chiamo così, un concistoro, una specie di assemblea, insomma, di gruppo ristretto che si riunisce davanti a concistoro, insomma, infatti vuol dire stare in piedi davanti a, si riunisce davanti all'imperatore, lo consiglia, sono dei collaboratori, dei consiglieri dell'imperatore che lo aiutano, quindi sono, coadiuvano l'imperatore, il principe, insomma, nell'esercizio del potere. E questa è la prima grande riforma che a lui riesce, mentre a Diocleziano non era riuscito. Poi abbiamo detto che mentre Diocleziano, Massimiano, eccetera, si erano fatti onorare come dei, come divinità, Costantino dice di non essere lui un dio, no? Però sicuramente le sue statue, dissemina l'impero di statue di Costantino, ce ne sono tantissime in tutte le città dell'impero, devono rappresentare la perfezione, la sacralità. L'imperatore è comunque intoccabile, quindi sacro è intoccabile, perché l'imperatore è intermediario di Dio, quindi capisce qual è il Dio giusto con il quale allearsi per vincere le battaglie. Ed è esecutore della giustizia, della legge, incarna la legge. La legge in questo periodo viene incarnata dall'imperatore stesso. Poi sviluppa l'esercito mobile. Quell'esercito mobile, i comitani, comitatus, insomma, i compagni, chiamiamoli così, i comitatus, che si trovavano non alle frontiere, non erano i limitanei, ma si trovavano in altre zone, pronti però ad accorrere nel momento di un'eventuale invasione di popolazioni barbariche, straniere, eccetera, viene ulteriormente incentivato, accresciuto da Costantino. Costantino abbiamo detto che era un generale, era un soldato di formazione, no? E poi tutte queste legioni, tutto questo esercito viene munito del labaro. Il labaro è uno stendardo, praticamente, cioè un palo con una specie di grande panno. Con su disegnato che cosa? Proprio il Chirò, cioè questo simbolo qua. Cioè, visto che io ho vinto, ho sconfitto Massenzio col segno della croce, questo segno, il segno questa volta però, tutti sono d'accordo, lo si vede, sono i resti. Sappiamo che il labaro quindi era appunto il segno del Chirò, questo stendardo che viene utilizzato da tutti gli eserciti. Poi rende stabile l'economia con la nuova moneta del solidus. La parola soldo deriva da solidus, che vuol dire solido, è in latino, quindi vuol dire solido, duro, inattaccabile, resistente. Visto che le altre monete che erano state utilizzate nei periodi precedenti erano state sempre, ad esempio, la percentuale di certi metalli, no? Ad esempio dell'argento, del denario, era cambiata, mutata radicalmente nel corso degli anni e dei decenni, lui dice: ma no, questa deve essere una moneta solida, appunto, un soldo, moneta solida. Cioè vuol dire che la percentuale di oro all'interno di questa moneta deve essere sempre quella e non potrà mai cambiare. Ed effettivamente da questo momento in poi questa moneta diventerà un punto di riferimento. È da questa parola che deriva anche il termine soldato, deriva da soldo. Quindi da solidus, perché i soldati erano pagati col solidus. Bene, questa è un'altra riforma che lui fa, quella delle monete. Altre riforme: razionalizza le imposte, stabilisce che le tasse, insomma, non possono cambiare per 15 anni, mentre invece Diocleziano aveva detto che le tasse non dovevano cambiare per 5 anni. Poi divide il calendario in settimane. Ecco, l'abbiamo già detto, i romani non avevano il concetto di settimana. C'erano delle feste, ma lui invece, Costantino, introduce questo concetto della settimana con i nomi dei giorni che sono evidentemente fanno ancora riferimento alla tradizione pagana, perché insomma, lunedì è il giorno della luna, martedì è il giorno di Marte, mercoledì è il giorno di Mercurio, giovedì è il giorno di Giove, venerdì è il giorno di Venere, e poi c'era la domenica che è il giorno giorno del Dominus. Sabato è in realtà un termine di origine ebraica. La parola sabato, sì, è un nome di origine. Comunque lui ha
aveva già istituito la settimana Costantino. Questa è un'altra riforma importante che fa. Poi sposta la capitale a Bisanzio, che lui chiamerà Costantinopoli. Infatti avete qua anche una ricostruzione di questa nuova Roma, di questa Costantinopoli. In realtà Bisanzio, se vedete la figura a pagina 155, era già stata fondata da Settimio Severo, ma era molto piccola. Quella in arancione, nella grafica a pagina 155, è solamente quella in arancione. Mentre invece avete visto che poi si estende tantissimo. Lui la estende tanto e la fa diventare la nuova capitale dell'impero. Lui decide di risiedere in Oriente invece dell'Occidente. È un imperatore unico, ma che risiede a Costantinopoli dal 330 avanti Cristo. Deve essere una nuova Roma, quindi deve competere con Roma, quindi deve avere tutto quello che aveva Roma. Persino decide di costruire lì quella città perché ci sono dei colli. Così come Roma aveva sette colli, anche Costantinopoli ha dei colli. Poi deve avere il suo circo. Potete vedere in questa ricostruzione, guardiamo proprio le parti di Costantinopoli. Allora, il foro dedicato al dio Sole, perché Costantino comunque non dimentica il culto di suo padre, del dio Sole, tant'è vero che lì a Costantinopoli c'è questo foro, questa la piazza centrale della città è dedicata al dio Sole, con al centro appunto una statua raffigurante l'imperatore in veste del dio Sole. Poi nella città troviamo anche il Palazzo Imperiale. Dal Palazzo Imperiale non c'era bisogno neanche di uscire per andare ad una tribuna, dei palchi, chiamiamoli così, dai quali l'imperatore poteva vedere le corse dei cavalli che si facevano nell'ippodromo, veniva chiamato proprio così, ippodromo, termine di derivazione greca, insomma, termine greco, al posto del termine latino, che invece era circo. I latini chiamavano il luogo dove si facevano le corse dei cavalli, lo chiamavano circo, Circo Massimo. Invece questo viene chiamato l'ippodromo, perché a Costantinopoli evidentemente si parlava greco, non si parlava latino, no? Poi cos'altro troviamo in questa ricostruzione? In onore di Elena, l'Augustaion, Elena nel frattempo, la madre di Costantino, era morta, ma prima di morire, poco prima di morire, era andata, lei era cristiana invece, si era convertita al cristianesimo, era andata a Gerusalemme e aveva trovato i resti della croce. E quindi nell'Augustaion e poi anche nella cattedrale di Santa Sofia, poi sarà chiamata così, ci saranno messe queste reliquie della croce. Cattedrale di Santa Sofia, molto importante, Basilica di Santa Sofia. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.